Un nuovo spazio di 09 in studio. Ci occupiamo quest'oggi di diritti civili ed in particolare cogliamo l'occasione per farlo da una recente novità approvata dal Consiglio Comunale di Siracusa. Il 20 novembre scorso, durante appunto la seduta di quel giorno del Civico Consesso, è stato approvato il Registro delle Unioni Civili, un provvedimento che insieme praticamente con Siracusa, Enna e Palermo, per quanto riguarda la Sicilia, ha istituito una vera e propria novità in un ambito piuttosto delicato della legislazione. Non in tutte le città è stato istituito, sta cominciando a far parlare di sé, se ne parla tanto, si discute, si dibatte, anche per la verità anche durante il Consiglio Comunale di Siracusa sicuramente il dibattito è stato piuttosto acceso. Si è arrivati comunque a questo obiettivo e chiaramente le associazioni siracusane che si occupano della difesa, della salvaguardia dei diritti civili sicuramente hanno esultato per aver raggiunto questo primo obiettivo. Insieme a me do il benvenuto appunto qui in studio a Tiziana Biondi, presidente dell'associazione Stonewall di Siracusa, associazione GLBT, che insieme ad Arcigay era presente, Arcigay Siracusa era presente quella sera al Consiglio Comunale proprio per attendere che fosse approvato questo registro. Voi vi siete dichiarati molto contenti di questo risultato, una vittoria? No, direi che sicuramente è una serata, una nottata che non dimenticheremo mai, sicuramente rimarrà scolpita indelebilmente nella nostra memoria, sicuramente nei nostri cuori. E, tra l'altro è una battaglia che veramente da tanto tempo le associazioni sia Arcigay Siracusa che Stonewall hanno condotto nella nostra città e che finalmente grazie all'avvento di questa nuova giunta e al sindaco Garozzo è stata possibile, è diventata realtà. C'era un vuoto da questo punto di vista. Un vuoto legislativo proprio per una questione della tutela, della mancanza di alcuni diritti per le coppie di fatto. Esattamente, parliamo della mancanza proprio di tutela di diritti basilari, perché ovviamente va detto dell'approvazione del registro delle unioni civili è un grande passo, ma è un primo passo e sicuramente ovviamente non sopperisce a tutte le carenze in ambito legislativo che attualmente, i vuoti che ci sono, che attualmente continuano ad esserci, però chiaramente possono essere garantiti tutti quei diritti ai quali possono accedere anche le coppie sposate, oppure chiaramente chi per esempio, perché va detto il registro dei civili si rivolge anche a famiglie formate che sono dalla zia di un nipote, comunque dove ci sia una convivenza stabile, che so, accedere al registri per l'assegnazione, alle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio pubblico, insomma sotto questo punto di vista. Però non ci illudiamo chiaramente che di poter accedere a diritti come quelli che dà un matrimonio, questo sicuramente no, siamo purtroppo ben lontani. Ecco, mi tocca in questo caso fare un po' l'avvocato del diavolo, perché tra le varie discussioni che ci sono state in aula c'è stata anche chiaramente quella che riguardava alcuni consiglieri dell'opposizione che come al solito hanno menzionato il problema dell'insidiare il matrimonio comunque che è una parte dell'opposizione, perché sicuramente nell'altra parte dell'opposizione quello che ha predominato è stato sicuramente il buon senso, perché quella per i diritti delle persone GLBT è sicuramente deve essere una battaglia trasversale. Non scordiamo che in altri paesi europei si è arrivati quindi all'approvazione del matrimonio o altre forme sostitutive con proposte votate praticamente sia da destra che da sinistra. Io non commenterei neanche quello che è successo al Consiglio Comunale, perché sono stati un paio di consiglieri che hanno
messo su questi 11 emendamenti vergognosi, appellandosi addirittura alla poligamia, a cose allucinanti, anche offensive, devo dire, molto offensive, sì, ci siamo sentiti molto, molto colpiti. Però alla fine vogliamo, diciamo, ricordare quella sera per questo avvenimento bellissimo e strepitoso. Insomma, ripartite dal risultato positivo. Ripartiamo dal risultato positivo, però è una parte, diciamo che ripartiamo, quindi non ci siamo fermati e andremo avanti. Chiaramente il Consiglio Comunale può arrivare fin lì, per il resto ci dovrà pensare lo Stato italiano, e lì vedremo cosa succederà nei prossimi anni, perché sicuramente le battaglie, assolutamente sì, il movimento è molto impegnato, è molto vivo, la lotta è serrata, quindi andiamo avanti. Sicuramente il lavoro delle associazioni, si è sempre detto, deve essere supportato dagli enti, quindi alla collaborazione degli enti e quindi di Stato, di Regione e anche dei comuni in questo caso, ma il lavoro sul campo delle associazioni è insostituibile, è quello che Stonewall fa da diversi anni a questa parte, dall'anno della sua fondazione. E con quali risultati? Allora, Stonewall è nata 5 anni fa, ci siamo occupati sin da subito di cercare di dare un po' tutela e assistenza sia a minori che maggiorenni vittime di omofobia e di pregiudizio. Abbiamo attivato sin da subito uno sportello sia legale che psicologico. Abbiamo, che collaborano con noi, 2 bravissime psicologhe, la dottoressa Laura Uccello e la dottoressa Sofia Milazzo, e poi anche un pool di avvocate. Quindi un supporto, sì, psicologico e legale. Tra l'altro vorrei dire anche che, a proposito del fare rete, dell'importanza di appunto della rete stessa, noi collaboriamo con quella che è la rete dei centri antiviolenza di Siracusa. Infatti alcune delle nostre volontarie fanno parte anche della rete, quindi questo è un bellissimo lavoro di squadra del quale io vado veramente, veramente fiera. Come, sì, funziona materialmente? Chi si rivolge a voi? Allora, chi si rivolge a noi? Diciamo che si sono rivolte a noi studenti, quindi ragazzi che magari ancora frequentano la scuola. Si sono rivolti a noi dei docenti che sono venuti a sapere di casi di maltrattamenti in famiglia seri, pesanti, da parte di appunto loro allievi. Qui, per esempio, mi ricordo più di un caso nel quale si è attivata questa rete, abbiamo posto in salvo il minore in questione, che ora fortunatamente, grazie a una mediazione con la famiglia, anche rientrato. Però si rivolgono a noi anche chiaramente maggiorenni, oppure mamme di ragazzi o ragazze omosessuali, quindi genitori. Diciamo che chi si rivolge a noi può avere, diciamo, la fascia di età è molto variegata. Chi si dovrebbe rivolgere a noi invece? Le scuole non lo fanno. Ah, quindi c'è questo gap da superare. Questo gap da superare. Tra l'altro noi sin dalla nostra fondazione ci siamo attivati subito con dei progetti scuola. Tra l'altro quest'anno abbiamo ottenuto un patrocinio gratuito da parte del Comune di Siracusa e abbiamo, diciamo, sin dalla nostra fondazione attivato dei progetti di formazione e informazione. Quest'anno abbiamo un po' di difficoltà, nel senso che continuiamo a proporci gratuitamente, questo lo sottolineo, però c'è molto, molto pregiudizio e molta chiusura, quindi io utilizzo anche queste telecamere per fare questo appello. Parliamo degli istituti superiori? Istituti superiori o anche medie inferiori, perché c'è il modo di chiaramente veicolare questo tipo di messaggi. Noi ci rivolgiamo, tra l'altro formiamo anche insegnanti, no? Che spesso loro malgrado non sono pronti o preparati ad affrontare queste tematiche. Quindi, come parliamo di bullismo. Parliamo di bullismo omofobico che c'è. Poi si vuol fare finta di non vederlo, è un altro discorso, però c'è. Quindi io mi auguro che, magari chissà, vedendo questa trasmissione
riusciamo a toccare il cuore e la coscienza di qualcuno e magari chissà a salvare qualche ragazzo. A proposito di questo, molti fatti di cronaca sempre più spesso vengono fuori con dei risvolti veramente tragici, come quello del suicidio di ragazzi che evidentemente non trovano via d'uscita a una situazione di chiusura da parte della famiglia o da parte anche di quelli che dovrebbero essere gli amici, i pari, il gruppo dei pari. O gli adulti significativi, insomma, che dovrebbero un po' anche proteggerli, no? Questo rientra nel vostro chiaramente programma, campo d'azione. Assolutamente sì. Come dicevo prima, qui si tratta anche di prendersi delle responsabilità, quindi è giusto che chi debba prendersi delle responsabilità se le prenda. Noi cerchiamo di fare il massimo rimanendo e stando a fianco di chi chiede il nostro aiuto. Spesso insomma ci riusciamo, insomma tentiamo, ci mettiamo tutti i mezzi possibili e immaginabili. Tra l'altro abbiamo perché sai, delle volte da parte dei ragazzi c'è difficoltà anche a telefonare. E quindi abbiamo attivato anche un servizio che si chiama La Psicologa Risponde, è un servizio online. Quindi anche abbastanza riservato, possiamo sì, dire. Assolutamente sì, anche si può scrivere anche anonimamente. Tutto avviene tramite mail, che poi viene girato appunto a una delle nostre psicologhe, e quindi questo primo contatto avviene in questo modo, perché magari c'è proprio questa paura, questo disagio del parlare, del mettersi sì, assolutamente questa barriera. Quindi abbiamo pensato anche a quello, nonché all'uso dei social che facciamo comunque. Allora, chiudiamo con chiaramente ricordando dove vi trovate, come ci si può rivolgere all'associazione Stonewall e un appuntamento con una nuova iniziativa. Allora, intanto l'associazione Stonewall, per contattarla basta andare sul nostro sito, che è www.stonewall.it, e da lì si può accedere a tutti i nostri servizi, quindi sia la psicologa risponde, c'è un numero di telefono al quale poter telefonare per chiedere aiuto o prendere l'appuntamento con la psicologa o con l'avvocata, e poi diciamo viene aggiornato con delle news dal mondo GLBT. Quindi anche informazione, spazio informativo. Sì, spazio informativo, abbiamo una newsletter alla quale ci si può iscrivere, social sempre aggiornati, e poi ogni giovedì, già questo è il quarto giovedì, facciamo una rassegna, il terzo anno la facciamo, si chiama Fuori Menù, anzi faccio vedere, non so se... Facciamo vedere questa, sì, questa mini brochure, questa coloratissima, mini brochure, sì. Come insomma nella tradizione sono del mondo GLBT, assolutamente, insomma, assolutamente sì. In tema, eccola qui, eccola. Ok, sì. Sono 10 titoli, 10 film, dei quali 3 sono anche dei docufilm. Attraverso questi film noi affrontiamo le tematiche proprio del mondo GLBT. È iniziato a novembre, si conclude a gennaio, quindi 30 gennaio alle 20:30 ogni giovedì in piazza Santa Lucia 20 presso la sede ARCI. Tra l'altro è un modo per affrontare il tema dell'amore omosessuale, dell'omoaffettività, perché no, anche dell'omogenitorialità, del coming out, del venir fuori. Quindi una maniera non soltanto di vedere un film o comunque un documentario, ma anche discuterne, affrontare. Esattamente, poi alcuni sono c'è lo spazio di discussione. Sì, dei film sia, diciamo, sono delle commedie, altri dei film drammatici, abbiamo dei docufilm. C'è anche il momento per sdrammatizzare. C'è il momento per sdrammatizzare, assolutamente. Domani, per esempio, daremo un film in prima visione, affronteremo il tema delle drag king, non delle drag queen, quindi un tema molto particolare. Il docufilm è bellissimo, quindi io vi invito a venire a vedere il film e vi invito ogni giovedì alle 20:30. E poi un'anticipazione: il 2 gennaio, quindi freschi di inizio anno, inizieremo con faremo anche una serata al Barcollo a Siracusa in Ortigia. Sarà un modo per rincontrarci e per incontrarsi e per stare insieme.
Benissimo, questi sono sicuramente i migliori presupposti. E per chiudere l'anno con questa, esatto, questa conquista del registro delle unioni civili e chiaramente per iniziare il nuovo anno con nuove prospettive, ringraziamo la presidente Tiziana Biondi dell'associazione Stonewall GLBT di Siracusa, e noi ci ritroveremo presto anche per, come dire, magari commentare qualche altro risultato per la città di Siracusa. Speriamo. Grazie bene. E in bocca al lupo. Grazie.